Ragazzi, è successa una cosa incredibile, è successa una cosa incredibile. Mi è arrivato un segnale radio di qualcuno, non so chi, che è in pericolo, come vedete. Io ho usato questo telefonino. Ecco, non so chi sia stato, non ho proprio idea, ma sono finito in questa strana città. Guardatela, è molto inquietante, molto inquietante. No, ragazzi, guardate, ci sono queste tracce di redstone e voi sapete che cosa significa redstone. Sì, ragazzi, io ho molta paura, tantissima paura. E che cosa sono quei cosini che stanno a dormire? Terizinosauri? Oh, ragazzi, non so se avete presente Jurassic World, ma avete presente quel dinosauro tutto piumato con gli artigli? È lui! Ma sta dormendo. Aia! No, ragazzi, no, mi sto ammazzando, mi stanno ammazzando i zombie. Ci sono anche gli zombie, dobbiamo ammazzarli. No, ragazzi, stiamo attenti a questi terizinosauri, sono pericolosissimi. Sono molto pericolosi, non facciamoci ammazzare. Ma la città è invasa, ragazzi. E poi ci sono anche i mob di Minecraft. Ma qui che è successo? Qui cos'è successo? Ma non è questo il problema. Noi dobbiamo salvare qualcuno che è qui dentro. Forse è game time? No, ragazzi, l'unica cosa che vedo c'è un velociraptor lì dentro. E vattene via, ragnetto stupido. Lasciami stare. Oh, ok, entriamo. Oh. Un velociraptor? No, ragazzi, è un velociraptor questo. No. Allora. No, ragazzi, è fortissimo. È un Deinonychus, non è un velociraptor questo. No. Qualcosa mi sta insultando. Mi sta uccidendo. Oh. Entriamo. Ma questa porta è serrata. Chissà cosa c'è qua dietro. Non ne ho proprio idea, ragazzi. E qua? Bisogna mettere una password? No, ragazzi, però noi non siamo venuti a fare questo, Oh, ragazzi, c'è una password qui. E ci sono dei velociraptor, qui dentro. No, ragazzi, non ho idea di cosa fare, però il segnale radio mi porta qua dentro. Forse è qui che c'è la persona da salvare. Però comunque sì, ragazzi, io non lo so la password qual è. Oh, ma è scritta sul muro. 1, 2, 3, 4, 5. Non ho idea di chi sia la mente che abbia messo sta password, ma... Grazie mille. Ok, oh, devo scappare, velociraptor. Devo scappare. Frost, sei tu, ciao. Sta voce mi è familiare, non lo so, aspetta. No, ragazzi, no, sta voce è familiare. Aiuto. Dove sei? Selofi? Qua sopra. Selofi, ma da quanto aiutami. Tempo? Da quanto tempo? Non lo so. Sono in trappola qui da giorni, ormai. Come da giorni? Mi stanno salendo in testa. No. Ti aiuto. Abito qui, vai. Ma guarda, è da 2 anni che non ti vedo proprio io, da 2 anni. Sei venuto te nella svanilla, c'è un coso in testa che ti sta mangiando, attento. No, io non lo sto vedendo. Ah, eccole qua per terra, Ah, io te lo vedevo in testa. Ah, eccolo. Vabbè. Ce ne siamo liberati. È vero, dalla svanilla, quanti ricordi. Quando io e Giocherellone abbiamo adottato quei diametrodonti. Quanti bei ricordi. Vi metto anche dei flashback. Aiuto! Oh, ciao! Giochi, Frostino, che ci fate qui? In questa casa ho tanta fame. Dov'eri? Per una richiesta di soccorso, ma alla fine sono finito in trappola io stesso. Un casino. Una richiesta di soccorso? Sì, ci sono dinosauri ovunque in questa città, hai visto? Dinosauri ovunque? Boh. Sì. Strano, io ho molta paura. Allora, innanzitutto usciamo da qui, la password è 1, 2, 3, 4, 5. Ma qua ci sono delle persone morte. Oh no. No, ma mi è familiare. Sono i genitori di Gumball. Vero di meno. Questo è Richard, si vede che anche un po' in carne. Lei è sì. Nicole. No. Che le è successo? Hanno mangiato cose avariate. Quindi eviterei di toccare il cibo qui, eviterei proprio. Che altro credo che siano stati uccisi dai dinosauri, ma boh. Beh, può essere. Però anche se questi colpi sembrano colpi umani, non sembrano dinosauri. Dici? Sì, io direi di così. Allora, secondo me dobbiamo andare con il ripostiglio a cercare. Meglio se c'è qualcosa che ci possa suggerire le cose. Allora, scendi. Okay. No! Ti seguo. Cosa sto vedendo qui? C'è Oddio. Uno scheletro. No, ma i dinosauri non farebbero ste cose. C'è una tomba, non credo che farebbero uno scantinato. No, un dinosauro non è in grado di mettere in prigione qualcuno, di togliere la carne lasciando solo le ossa. No, è inquietante. Ma c'è pure una chiave. Sì. Secondo me la richiesta di soccorso ce l'hanno data loro, i genitori di Gumball. Direi di sì. Però... Ormai è tardi, però. Però ora che ci penso, Gumball che fine ha fatto lui e suo fratello e sua sorella?
Saranno scappati? Speriamo, speriamo. È inquietante. Ah, ci sono pure gli scheletri. Ci penso io con la spada di smeraldo. È la spada di smeraldo? Sì. Io pensavo di averti portato delle varie spade, ma quella mi sembra più bella. E ti ho portato la spada del guardiano. Non era questa. Provare. Ecco, era questa. È grossa. Mi tengo questa. Quella è gigante, bellissima. Sì, vedo. Allora, comunque, abbiamo visto sta casa, però le tracce di Redstone continuano qui. Questa sembra una casa di qualcuno che sta per traslocare, comunque sia. Sì. Cioè, non vorrei dirti. Sembra qualcuno che stia traslocando. Allora, vieni qua dentro, ma stiamo attenti. Oh, c'è un creeper dietro di te, lo so che siete amici, però... No, resta fuori. No. Sono loro. Allora, siamo attenti. Ah, eccola. Perché? Ma perché? Ma secondo me è stata lei a uccidere i suoi genitori, lei e i suoi fratelli. C'erano entrambi in casa. Allora, uccidiamola. Ok, uccisa. Allora, dobbiamo entrare con cautela dentro casa, con cautela. Ok, andiamo. Allora, stiamo attenti. Allora, dobbiamo fare proprio un'irruzione. Ok. Io prendo Gumball e tu Darwin. No. Dai. Oh, no. Sono pericolosi, sono fortissimi. No, mi hanno ucciso. Abbastanza. Mi hanno ucciso. Allora, mangiamo la mela d'oro. Rientriamo. Si sta facendo giorno. Aiuto. Resisto. No. Sono ancora vivi questi due, sono ancora vivi. Allora, io cerco di ammazzarli. Quante ricordi? Portali fuori che ci sono anch'io, sono qua. Ok, li portiamo fuori, eccoli. No, non escono questi. Stanno troppo a casa questi, allora. Indietreggia. Me la doro. Oh, ucciso. Uccidiamolo. Uccisi. Oh, ce l'abbiamo fatta, ma io veramente non ho idea di che cosa sia successo qui, non ho proprio idea. Oh, cos'è quel coso? No. No, ma c'era su Jurassic Park questo, me lo ricordo benissimo. L'ho ucciso, me lo ricordo che c'era nel film di Jurassic Park. Eh sì, il ceratosauro, famoso. Quello con la testa rossa, vi metto una sua foto, ragazzi. No. Secondo me l'avventura non è ancora finita, sai? Dove c'è qualcosa qua dentro? Guarda, questo dovrebbe essere un bagno, ma come vedi c'è un'entrata segreta. Allora, entro prima io, poi tu dietro di me. Vabbè. Dove è tutta buia? Gumball.exe? Oh mio Dio!